In questi giorni in tantissimi mi avete chiesto: Matte, ma come funziona quest'anno il competitivo? Come faccio a verificarmi? Come funzionano le competizioni? Bene, in questo video vi andrò a spiegare per filo e per segno tutta la stagione competitiva di FC24. Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi, come detto nell'intro, vi vado a parlare della stagione competitiva di FC24, come ottenere lo status di verificato, come partecipare ai tornei e quanti tornei ci saranno. E per fare questo, partiamo proprio da questa schermata, perché come potete ben vedere, la stagione competitiva sarà suddivisa in tre macro porzioni. La prima, che riguarda l'FC Pro Open, da ottobre a più o meno circa gennaio, la seconda dell'FC Pro Leagues da febbraio più o meno fino ad aprile e infine l'FC Pro World Championship, il classico mondiale che dovrebbe disputarsi a giugno. Senza scendere troppo nel dettaglio perché lo faremo a breve, diciamo innanzitutto che l'FC Pro Open è una competizione aperta, ovvero tutti coloro che ottengono lo status di verificato, che a breve vi andrò a spiegare, vi potranno partecipare e potranno ambire a raggiungere le finali dal vivo che si disputeranno a Londra in un appuntamento settimanale che durerà quasi 8 appuntamenti. Per quanto riguarda poi invece l'FC Pro Leagues, è la seconda parte del competitivo alla quale però non potranno più accedere tutti, ma solamente quei pro player che hanno un contratto con una società di calcio e quindi partecipano ai campionati partner, per cui la Serie A Team di cui sono caster, la Bundesliga, la Premier League, la Liga, eccetera. Quindi che cosa significa questo? Significa che paradossalmente per un giocatore che vuole farsi notare, vuole ambire a far diventare la propria passione un lavoro, l'opportunità, ahimè, è unica, perché bisogna far bene nell'FC Pro Open e cercare di farsi notare dai team. Altrimenti, se si fallisce il primo appuntamento, purtroppo ragazzi, la stagione competitiva dei più sarà già presto che finita, perché tolta la possibilità poi dopo di partecipare ai campionati, non si può fare più niente. Non la trovo sinceramente una gran trovata perché così vai a chiudere un po' l'ecosistema. Se vuoi andare a chiudere l'ecosistema, secondo me bisogna introdurre tutta una serie di tutele come quella dei salari minimi, eccetera, come in altri esports, ma su questo penso che potremmo aprire un dibattito infernale che dura non un video, ma una intera serie su Netflix. Quindi su questo tema non mi ci vado ad addentrare, poi magari se vi interessa posso organizzare una sorta di talk dove ne parliamo, fatemelo sapere nei commenti. Ma andiamo adesso a vedere più nel dettaglio come funziona l'accesso all'FC Pro Open e come si strutturerà la competizione. Innanzitutto, come fare per registrarsi al competitivo? Molto semplice: per ottenere lo status di verificato quest'anno bisogna raggiungere la divisione 4 entro il 14 ottobre. Chiaramente, prima raggiungete lo stato di verificato, meglio è, e lo vedremo successivamente, perché più tardi rientrate all'interno del competitivo, più ladder per poter partecipare al Pro Open salterete, ma questo, ripeto, ci andremo nel dettaglio a breve sul funzionamento del Pro Open. Una volta registrati al link che vi lascio in descrizione, ripeto così non potete sbagliare, dopo 5 giorni più o meno lavorativi riceverete la famigerata modalità competitiva che quest'anno prevede una grande modifica. Infatti le partite dureranno 9 minuti a tempo. Questo cambiamento è stato fatto, ci viene detto, in maniera tale da avere delle partite che sono circa il 50% più lunghe di una partita normale di Ultimate Team, ma il 25% in meno di una partita andata e ritorno come si faceva in competitivo al passato. Quindi si è detto che questa roba è stata provata in beta con dei feedback positivi e non vedono l'ora di mostrarci i risultati effettivamente in competitivo. Ci può stare effettivamente una partita più lunga nella quale poter mettere in pratica comunque aggiustamenti tattici, eccetera, eccetera, eccetera. Andiamo più adesso nel dettaglio a vedere quello che è lo stage 1 dell'FC Pro Open, che sono le ladder. Cosa sono le ladder? Ci viene detto che è un'esclusiva modalità 1v1 per i partecipanti più skillati, che è ostata su quello che è il nostro sito operazionale per i tornei partner, ovvero Battlefy. Perché infatti, una volta raggiunta la divisione 4, ottenuto tutto quanto lo stato di verificato e la modalità competitiva, lo step successivo è quello di registrarsi sul Battlefy. Vi lascio il link in descrizione per poter prendere parte a queste ladder. Come funzioneranno? Partendo dal 1 ottobre, l'FC Pro Open Ladder darà la possibilità ai giocatori che potranno appunto partecipare perché lo avranno guadagnato 4 ore al giorno per poter giocare. E durante questo tempo andrete a trovare avversari
che ovviamente sono con lo stesso vostro status, e guadagnerete per le vostre performance punti per scalare la ladder, la classifica. Una volta che trovate un avversario, non c'è modo di poter abbandonare la lobby, a meno che uno dei due appunto alla fine non vinca o perda. Dopo la partita, la leaderboard, quindi la classifica, si va ad upgradare immediatamente, ad aggiornare, per far sì che venga mostrato sempre in tempo reale il proprio piazzamento. Perché vi dicevo che è importante raggiungere lo stato di verificato quanto prima? L'ideale sarebbe entro oggi. Perché più tardi raggiungete il verificato, più ladder saltate, perché come potete ben vedere, per la zona europea ci sono 14 ladder dall'1 al 14 ottobre e si andranno a disputare dalle 18 alle 22. Ovviamente, se voi, per dirvi, vi andate a classificare come verificati il 4 ottobre, potrete iniziare a giocare più o meno dal 5, avete saltato 4 ladder, e per poter scalare la classifica e rientrare nei 256 che poi vanno alla fase successiva, chiaramente risulta parecchio complicato. Quindi mi raccomando, cercate di togliervi questa cosa alla divisione 4 rapidamente entro oggi se volete competere e avere insomma le stesse possibilità che hanno gli altri. Dopo l'ultimo giorno di ogni periodo di qualifica, i giocatori che hanno raggiunto il rating più alto verranno invitati all'FC Pro Open Regional Qualifiers. Attenzione però, qual è il punteggio che viene considerato? Non quello che tu hai quando scade la classifica, ma il più alto che hai raggiunto. Per cui se tu durante la ladder sei arrivato a 6.000 punti e poi hai inanellato una serie di sconfitte e chiudi la ladder a 3.000, se quei 6.000 punti ti piazzano nei primi 256, essendo stato il tuo massimo, ti permettono di avanzare. Quindi mi raccomando, cercate di puntare un risultato alto piuttosto che cercare di portare un risultato mediocre alla fine, perché non serve a niente. Il secondo stage, vi dicevo, sono le FC Pro Open Regional Qualifiers, che si andranno a disputare il 21 e il 22 ottobre e che vedranno appunto i migliori 256 per quanto ci riguarda della ladder giocare per ottenere 12 posti. Per che cosa? Per l'ultimo qualifier, il Pro Open Global Qualifier dal vivo. Questo torneo si giocherà a Londra e ai giocatori che si sono qualificati, che in totale saranno 52, si andranno a sommare 12 player che sono stati invitati, ovvero Emre Yılmaz, Fuma, Lamps, Bonanno, Dossari, Nicolas, Ollelito Tex, Tuga Umut, Anders e Yuval. Questo torneo si andrà a disputare il 10 novembre, che è un venerdì, con un formato Swiss, il classico. Questi 64 giocatori dunque si sfideranno in 5 round, dove ovviamente i migliori, quelli che otterranno almeno 3 vittorie, andranno poi a fare un bracket di 32 player, che è una doppia eliminazione, quindi sia winner che loser bracket, e i migliori 4 andranno poi all'FC Pro Open, per ogni gruppo chiaramente, perché verranno divisi in 4 gruppi. Quindi un totale di 16 giocatori andrà poi a disputare l'FC Pro Open finale, che vedrà non solo questi 16, ma anche i 4 giocatori che hanno fatto top 4 al mondiale di quest'anno, ovvero Bacior, Mark, Obrun e Fizin. Per cui saranno 20 giocatori che andranno a fare le finali del Pro Open. Questo stage 4, che si andrà a disputare, come potete vedere, per 8 settimane, e in ogni settimana si andrà a giocare un determinato gruppo. Queste sono le date, qualora potrebbero interessarvi, e la finale in teoria dovrebbe andarsi a disputare il 3 febbraio, sempre a Londra. In questo caso ci viene detto anche che durante la competizione i giocatori andranno anche a lottare per future interazioni con l'FC Pro Open. In particolar modo, dal 1 al 4 andranno a conquistare un posto per l'FC World Championship, quindi il mondiale. Dal 5 al 6 invece andranno a guadagnare per Ci viene poi detto che questi giocatori andranno anche a lottare per quelle che sono future interazioni per l'FC Pro Open. In particolare, dal 1 al 4 posto si qualificheranno al mondiale e la qualifica nuovamente all'FC Pro Open. Dal 5 al 16 si andranno invece a conquistare un invito direttamente al Pro Open Global Qualifier. Dal 17 invece al 20 dovranno restartare il processo da capo.
Inoltre c'è un montepremi totale di $500,000, con il primo che ne porta a casa $80,000, il secondo $60,000, terzo e quarto $45,000, quinto, ottavo posto $30,000, nono, dodicesimo $15,000, tredici, sedici, dodici, diciassette, venti, $10,000. Quindi questo per quanto riguarda l'FC Pro Open e tutto il suo processo per arrivarci. Tutti quelli che non si saranno qualificati all'FC Pro Open, che saranno tanti, avranno un'altra chance, ovvero l'FC Pro Open Regional Cups. Coloro che non si sono qualificati al Pro Open, appunto, avranno la possibilità, sempre tramite la ladder, che stavolta si andrà a disputare dall'1 al 14 novembre, di poter accedere ad un torneo che si disputerà il 25 e il 26 novembre, che quindi darà non solo la possibilità di mettersi in mostra, ma anche di guadagnare qualcosina. A questa coppa poi ne seguirà un'altra a dicembre, con ladder dall'1 al 10 e torneo dal 16 al 17. Questo è il montepremi: 10,000 per il primo, 7,5 per il secondo, terzo, quarto 4,000, quinto, ottavo 2,000, e in qualche modo dunque queste Regional Cup vanno a sostituire un po' le FGS. Infine ci sono le League Partner Competitions, ovvero i tornei, come vi dicevo, dei campionati che si andranno a disputare da febbraio ad aprile, e ci saranno annunci su questo nel dettaglio, il tutto poi per culminare al mondiale, dove troveremo i 4 giocatori qualificati dal Pro Open e altri 28 per un totale di 32 che arrivano invece dai campionati, mentre al momento non ci sono informazioni per quanto riguarda tornei paralleli, per cui la Champions League, il mondiale per club, il mondiale per le nazionali, eccetera. Per le nazionali si vocifera che magari, vista la partner tra la EA Sports e la UEFA, potrebbe esserci un qualcosa magari con il concomitante europeo, mentre per il resto delle competizioni al momento un grosso punto interrogativo. Però per quanto riguarda la struttura generale del competitivo è questa, e spero di essere stato chiaro su come cercare di arrivarci, come verificarsi e come si struttureranno tutte quante le competizioni. Ragazzi, per questo video è tutto. Se avete ulteriori domande, mi raccomando, nei commenti fatemi sapere che vi rispondo. Vi ricordo di iscrivervi al canale, raga, che per me è importante. Ci tengo a crescere quest'anno un pochettino, perché bombarderò con quasi un video al giorno. Vi ricordo che sono live tutti i giorni sulla piattaforma Violo. Non mi resta altro che augurarvi una buona giornata. Un saluto al vostro Riberoschi e alla prossima. Ciao!